improvvisato prima di mettermi in pigiama. Infatti, come potete vedere, ho già gli occhiali da sole, no, gli occhiali da vista, così. Sono in tenuta day off, però siccome sono andata a fare dei giri, fra le cose che dovevo fare ne ho fatte anche altre, e con mia mamma poi siamo andate un po' in giro per negozi e ho comprato qualcosina, quindi ho detto vabbè adesso, poi sono andata dai miei e ho ritirato un po' di cose che mi erano arrivate, quindi ho detto ok adesso ve le faccio vedere. Prendete questo video con un caffè, un tè, una tisana, un pacchetto di patatine, perché andiamo proprio molto sciolte. Allora, prima cosa che ho fatto questa mattina, sono andata al mercato, un mercato che ho qua vicino casa, e che cosa dovevo prendere? Niente, dovevo prendere delle piante. E in realtà, scusate che fa casino, in realtà poi lì so benissimo che c'è sempre un banchetto, una bancarella che ha delle scarpe sempre carine, che poi sono le stesse scarpe che trovate nello so nei negozi di pronto moda, comunque in questi negozi che sembrerebbero cinesi ma poi alla fine sono italiani, vabbè, comunque sempre quelle scarpe lì. E ho visto queste mentre dovevo prendere appunto le piante ho visto queste e ho detto vabbè adesso le provo. Sono questi stivaletti così, sembrano degli stivaletti di gomma da pioggia, in realtà no, sono solo lucidi, hanno un po' la puntina e sono blu, perché io cercavo da tanto un paio di scarpe blu invernali, quindi o stivaletto comunque scarpa taglio maschile da poter abbinare quando sono vestita tutta di blu, perché io sarà che ho questa fissa. Ma se tipo come oggi ho il maglioncino, vabbè oggi avevo i jeans, però magari metto un maglioncino blu, una maglia blu, una camicia blu col pantalone blu, a me la scarpa nera sotto non piace, andrà di moda, sarà bellissimo, tutto quello che volete, però io preferisco la scarpa blu. E d'inverno non ce ne avevo, non ne avevo. Ne avevo vista, avevo visto un bellissimo stivaletto in un negozio vicino a dove lavoro io, però costavano un po', e siccome la scarpa blu sicuramente la metterò una volta o due volte al mese, 15 euro. E niente, li ho provati, mi sono piaciuti, poi magari vi faccio vedere anche come, vediamo se mi ricordo di inserirvi una clip della scarpetta indossata. E niente, quindi piante e stivali comprati. Poi niente, ho recuperato praticamente mia mamma e gli ho detto vabbè andiamo a Roma Est, al centro commerciale, e che devo prendere un po' di cose. In realtà dovevo fare un back to Mac, cioè lo scopo principale mio nell'andare in quel centro commerciale dove a Roma Est, dove hanno aperto appunto il negozio Mac da pochissimo, era appunto fare questo benedetto back to e ritirarmi il mio rossetto. Adesso credo che il rossetto sia finito in fondo, comunque ho fatto vari giri come potete vedere e vi faccio vedere un pochino alla volta, cercando di fare meno rumore possibile. Visto che avevo detto che stava finendo il mio prodotto, non so se avete visto il video sulla riscoperta del mese di ottobre, comunque parlavo di questo prodotto della Revlon che trovavo da Capello Point, sono passata davanti a Capello Point che a Roma Est è al piano di sotto, e ho preso la versione sempre Unique One al cocco. Buttiamo tutto. Questo ho visto il prezzo, era 12,80 euro mi sembra. Comunque è la stessa versione di quello rosso che vi ho fatto vedere nel video, bianco, e profuma, già da qua si sente che profuma di cocco. E le cose, i principi attivi, diciamo le 10 cose che dovrebbe fare tutte in uno, sono le stesse, quindi anche la ragazza mi ha detto che cambiava semplicemente il fatto che questo fosse arricchito da cocco e appunto profumava di cocco. Volevo prendere il balsamo lavante, però ce l'aveva solo del rosso e non ce l'aveva di questo qua. Io non lo so perché, ma mi ero fissata che lo volevo del bianco, quindi non ce l'aveva, e vabbè, poco importa, pazienza. Poi sono stata da Tiger e da Tiger non ho comprato nulla se non cose da mangiare che adesso vi faccio vedere. Allora, partiamo da queste che ho anche già aperto e mangiato, che sono le tortilla chips al cheese, al formaggio, che sono sempre buone. Io il cibo di Tiger lo tengo al lavoro
o in macchina o qualcosina in borsa, perché è buono, è facile, buono. L'ho tirato tutto fuori, se no era un continuo fare rumore. Questi qui, che sono i mini waffle, questi sono buonissimi ragazze, fanno sia questi qui piccolini che quelli più grandi, e io li divoro, cioè li metto sempre sulla scrivania, quindi la sera quando sono al computer è sempre un continuo, e sono buonissimi, buonissimi. Poi ho preso due delle mie barrette preferite, e allora le patatine mi sembra che costassero 2 euro, i mini waffle pure, queste costano 1 euro l'una, e sono le barrette di noccioline e sesamo, e io queste le tengo sempre in borsa perché quando mi viene fame azzanno, e in macchina, che non si sa mai. E poi ho preso delle caramelle, e queste costavano 1 euro l'una, io ho preso sia i cuoricini di gomma rossi che quelle alla pesca. Veniamo al back to Mac, ho recuperato il rossetto. Allora, io ho portato il back to Mac, per chi non lo sa, vabbè, lo sappiamo tutti, funziona che praticamente voi portate 6 prodotti vuoti e loro praticamente vi fanno scegliere un rossetto della linea classica, quindi non i Viva Glam, perché i Viva Glam non rientrano in questa sorta di promozione, non lo so. Io avevo guardato su Google, avevo guardato un'infinità di swatches, di appunto di rossetti MAC, e avevo fatto alla fine una classifica, avevo scelto Mera, che poi l'ho guardato bene ed è praticamente identico alla matita che uso io di Clarins, la Bay Rose, e comunque molto simile a tanti colori che si possono trovare facilmente. Poi ho guardato Patisserie, che dal vivo non mi diceva niente, poi avevo guardato Syrup, un altro che anche quello quando l'ho visto non mi piaceva, già me lo sono dimenticato, e l'ultima chance che avevo era questa, che è Velvet Teddy. Allora, io non so, penso di aver cannato, sinceramente penso di aver fatto... non lo so, un errore, credo che non sia proprio nelle mie corde, è un matte, è un nude mattoncino, non lo so. Poi siamo andate da H&M, perché io cercavo un pigiama, e a Roma Est c'è un reparto casa, homeware, intimo, molto fornito, che non trovo in quello dove vado sempre sulla Tuscolana. Non c'era un pigiama che mi piacesse, poi sono andata anche da Oysho e neanche lì ho trovato il pigiama che dico io, sono alla ricerca di un pigiama come mi sono immaginata, ma alla fine risolverò con maglietta e leggings, perché non c'è neanche un pigiama che mi piace. E mentre stavo praticamente guardando i pigiami, dicevo a mia mamma, io è da tanto che cerco una babbuccia fatta a mocassino, quando mi giro, guardo in basso, eccole! Lo so. Allora, no ragazze, sono carinissime, sembrano dei mocassini per uscire, già mi piacciono, ma sono proprio pelose, morbidissime, guardate, e costano 14,99 euro, quindi 15 euro, e sono troppo carine. Io non amo le ciabatte, se fosse per me camminerei proprio, io cammino, ho una collezione di calzini antiscivolo, perché la ciabatta proprio non mi piace, oppure, adesso le sto guardando perché ce l'ho lì, il babbuccione tipo fatto a stivaletto, a scarponcino, no? Avete capito, insomma, fatti così ma a stivaletto. Questi sono bellissimi. Poi, avevo visto nel video di Selvaggia questo maglioncino e ho detto che okay, se mi capita poi gli do un'occhiata. Fatalità, me lo sono trovata anche questo di fronte nello stand delle cose in saldo. Ed è questo maglioncino qui, che ha questo bel collo, infatti come diceva anche lei nel suo video haul, abbastanza larghino, con le cuciture a vista. Fatalità, l'ho trovato nel colore che mi piaceva di più, che era questo color corda, non so se si riesce a vedere bene,
ed è un color, sì, corda, io direi proprio corda. L'ho trovato in saldo a 10 euro, quindi l'ho preso, a prezzo pieno costa 19,90, quindi praticamente ha una sorta di 50%, c'è dalla extra small alla L, e c'era solo la L, quindi ho preso la L, anche se l'avrei preferito comunque M, però vabbè, sarà un pochino più largo, e questo mi piace molto perché mi sa di maglioncino della domenica, molto avvolgente, molto morbido. Poi ho preso un paio di jeans perché in realtà non mi servivano, però mi piaceva il punto di azzurro, era mia mamma che cercava i jeans, non io. Alla fine ho visto questi che non avevo mai visto. Allora, questi costano 19,99 euro. Le taglie vanno tipo questa è una 29-32, quindi credo che siano le taglie americane. Il modello, adesso cercherò di dirvelo, si chiama Super Skinny Low Waist. Ed è questo. Questo azzurro qui. Mi piace molto come è tagliato e cucito dietro. Perché pur essendo un low waist, quindi un vita bassa, in realtà mi è piaciuto proprio il bagno di jeans chiaro, ma non chiarissimo, e poi con questa trama tutta a righine, non lo so, mi faceva molto anni 90, boh, non so perché. Ah, e poi tanto tiro fuori, poi cercavo un cappellino da tenere in borsa perché allora io li uso i cappelli da mo', però volevo qualcosa da tenere appunto in borsa perché magari non siamo ancora nella stagione del cappello, perché comunque sì, la mattina presto fa freddo, però già verso le 10, le 11 si muore di caldo. Cioè io oggi, che è il 9 di novembre, tutta la giornata sono stata in giro con questo, che non è neanche pesantissimo, quindi per farvi capire quanto fa caldo. Vabbè, quindi cercavo un cappellino simpatico, che fosse carino, simpatico da tenere in borsa, ho trovato questo. Che ha praticamente Mickey Mouse, questo l'ho pagato 7,99 euro, quindi si può fare, con la faccia di Topolino e le orecchie. E quindi adesso questo qua finisce subito nella mia borsetta. Ultime due cose, no, ultime tre cose. Allora, sono stata da un negozio che vende cose di casa e ha anche un reparto Yankee Candle, perché mia mamma serviva il bruciatore, quello che ho anch'io, ce l'ho in casa da qualche parte, quindi ne serviva uno anche a lei e l'abbiamo trovato. E poi ne ho approfittato per prendere due tartine, queste qui sono quelle appunto che vanno messe nel bruciatore con sotto la candelina, nel bruciaessenze, si scioglie ed emana profumo, e secondo me profumano molto di più queste delle giarine piccoline, o comunque delle candeline più piccole. Io ho preso due profumazioni molto tipiche invernali, anche se ripeto andava benissimo Sandalwood ancora, o Beach o Mojito Lime, da quanto caldo c'è. Ho preso Tartaten, che sa proprio di dolce, di torta alle mele, buonissimo, buonissimo. E poi ho preso Bundle Up, al caldo sulla neve, al caldo nella neve, e questo sa, profuma di aghi di pino. Avete presente il profumo dell'ago di pino, però profumoso? Questo qua. Sinceramente della collezione natalizia ho usato qualcosa, ma non mi piaceva niente più di tanto. E ultima cosa, questa cosa sono troppo curiosa, perché mi è arrivato un pacco da questa azienda che si chiama Fittea, che mi ha inviato da provare il loro tè. Adesso sto aprendo, vabbè, è arrivata tutta rotta la scatola, vabbè, poco importa, che è questo qua, non ho mai sentito parlare, e contiene ingredienti selezionati che aiutano a bruciare grassi e sostengono il tuo metabolismo, vitamine ed antiossidanti aiutano un sano sistema immunitario
ed aumentano il benessere. Inoltre questo tè favorisce un aspetto brillante e radioso. Quindi questa è la confezione da 28 giorni, io domani inizio e tra 28 giorni registro un altro video. No, scherzo. Comunque vi tengo aggiornate, c'è pure questo cosino strafigo che è il... no, il diffusore per da mettere nelle tazze. Io adoro questi, io poi questi li colleziono. I miei amici lo sanno. E basta ragazze, spero vi sia piaciuto questo video molto improvvisato. Avevo voglia di fare quattro chiacchiere e di farvi vedere queste cosine. In realtà avrei anche delle cose che ho acquistato prima di oggi, proprio recenti, da farvi vedere. Però ci devo pensare prima, perché adesso dovrei andarle a cercare, quindi no. Quindi niente, provate pazienza. Noi ragazzi ci vediamo prossimamente con un altro video.